Ciao, qualche giorno fa sono stato al mare e mentre facevo il bagno qualcosa mi ha puntato sulla gamba. Ho dato un'occhiata e nell'acqua ho notato che nuotava qualcosa di gelatinoso. Ho tentato di acchiapparlo e ciò che ho preso si trattava di questa piccola medusa, la quale sarebbe stata buttata sulla spiaggia dalle onde. Quindi mi sono chiesto, ma è possibile crescere un essere vivente marino in casa? L'ho messo in un contenitore con dell'acqua di mare e mi sono diretto all'hotel, dato che la mattina dopo sarei dovuto partire. La mattina del giorno dopo ero già in stazione assieme alla Medusa. L'avevamo trasferita in un barattolo prima di partire e siamo saliti sul treno. Il viaggio era lungo e la Medusa ha dovuto viaggiare con noi in treno per 8 ore. Ci preoccupavamo molto per lei e periodicamente facevamo entrare dell'aria fresca nel barattolo, così avrà modo di respirare. Dopo 8 ore di tragitto siamo arrivati e ora vediamo un po' come sta la nostra Medusa. Sembra essere a posto. Nuota, si muove e sembrerebbe sentirsi bene. Ma adesso dobbiamo cercare di capire come facciamo a crescerla. Questo barattolo non è il posto ottimale per la nostra medusa, quindi avremo bisogno di qualcosa di più spazioso. Per questo abbiamo preso questo acquario. È già il terzo nella mia collezione. Ovviamente non lo lasceremo vuoto. Quindi ancora quando eravamo al mare, ci siamo presi una busta di sabbia. Con essa riempiremo il fondo dell'acquario. Regoliamo un po' l'altezza. E cominciamo ad abbellirlo. Sulla stessa spiaggia di prima abbiamo deciso di prendere alcune conchiglie. Sparpagliamole un po' in giro. E otteniamo una vera spiaggia, ma non finisce qui. Secondo me ci starebbero bene anche queste due rocce marine, quindi appoggiamo anche esse. Quale acquario può esserci senza acqua? Abbiamo preso dell'acqua direttamente dal mare. Ma se la versassimo così, diventerebbe sporca. Sarebbe meglio prendere dei sacchi dell'immondizia. Prendetene uno e appoggiatelo sul fondo dell'acquario. Ecco che ora potete riempire d'acqua l'acquario. La busta non permetterà all'acqua di diventare sporca e nell'acqua marina ci saranno già tutti i minerali e quindi la medusa starà bene. Ora possiamo far entrare la medusa. Immergiamo delicatamente il barattolo in acqua e la medusa comincia ad esplorare il nuovo ambiente. Secondo me è venuto veramente bene e anche la medusa sembra piacere tutto. Ma dato che ha appena finito di viaggiare, probabilmente avrà fame. Quindi abbiamo cominciato a cercare cosa mangiano le meduse. Abbiamo trovato molte informazioni. E abbiamo scoperto che le meduse si nutrono di plankton. Ma dove lo possiamo reperire? A quanto pare c'è già nell'acquario. È finito lì, insieme ad acqua marina. Ad occhio nudo non lo vediamo, dato che è molto piccolo, ma la medusa avrà qualcosa da mangiare. In tutti i nostri acquari abbiamo installato una pompa d'aria per pulire e areggiare l'acqua, ma nel mare non c'è alcun compressore. L'acqua prende l'aria dalle alghe, assieme alla nostra medusa. Un po' di alghe ci sono finite nell'acquario. Vedremo se cresceranno e se l'acqua verrà rieggiata. Non dobbiamo neanche dimenticarci della temperatura. Tutti sanno che al mare l'acqua è calda, quindi abbiamo preso una lampada nella quale abbiamo avvitato una lampadina incandescenza. Accendiamola. Questa lampadina, a differenza di quella LED, emette non poco calore. In questo modo riscalderà l'acquario. Ed ecco che abbiamo finito. Speriamo tanto che la medusa riuscirà a vivere e che riuscirà a crescere. Ciao e alla prossima!